Ciao ragazze, allora oggi farò un nuovo trucco. Useremo correttore, ciglia, spugnetta per fondotinta, base per occhi. Blush, aspettate che lo prendo. E cominciamo. Ah, vi devo dire una cosa, ho comprato questo carinissimo set di pennelli, molto molto bello, mi piace. L'ho pagato 6 euro, non ci vedrete, dai cinesi. Io ci vivo ormai dai cinesi. Allora, per prima cosa applichiamo il nostro correttore. Le occhiaie, prendo sempre il correttore. E qualche brufoletto che ho qua. Ora lo stenderò. Schiettando. In questo modo stendete il vostro corpo. Il mio correttore, andrò a mettere il mio fondotinta. Io ne metto proprio poco poco, giusto quanto serve, diciamo due dosi e mezzo. In questo modo si calcolano le dosi, una, due dosi e mezzo. Queste sono 2 dosi e mezzo, se riesco a eccole, le mie 2 dosi e mezzo. Prendo la mia spugnetta, stemmo un pochino il prodotto, lo prendo e lo applico. Il vostro correttore bianco, con l'applicare del fondotinta, si scurisce. Quindi non vi siete a preoccupare che vi vengono le macchie bianche, perché poi quando applicate il vostro fondotinta non si vede niente. Ok, ho finito le mie 2 dosi e mezzo. Poi andrò ad applicare la mia cipria per fissare tutto. Diciamo che questa cipria è della Essence e ho preso una tonalità media, cioè era troppo scura, troppo chiara e media.
voglio che se è troppo scura mi fa la maschia, effetto maschera, se è troppo chiara mi fa effetto vano. Quindi cerchiamo di regolarci con questo ciclo. Ok. Vado ad applicare la base per gli occhi. Poi vado a stenderlo. Tutto l'occhio, che questo va a fare un trucco su tutto l'occhio. Poi se proprio non volete fare su tutto l'occhio, che non lo volete mettere, mettete solo sulla palpebra mobile, a vostri gusti. Lo stendo in questo modo qua, che va dall'interno all'esterno, in questo modo qua. Vado a stendere la mia base. Ora vado a prendere mia palette e vado a stendere un viola. Scusate, aspettate un po'. Vado a stendere su un viola, questo qua. Prendo il pennello per applicare l'ombretto e lo vado ad applicare. Aspettate che lo applico con lo specchio e vi faccio vedere il risultato. Mi raccomando, solo sulla palpebra mobile. In questo modo. Lo so che non si vede tantissimo, scusate ragazzi. Adesso si vede un po' di più. Sopra, vado